Non vedo nessun altro iscritto alla dichiarazione di voto. Parola al consigliere Broglio. Grazie Presidente. Semplicemente insomma, per dire, fare un piccolo passaggio stimolato dal consigliere Superbo, perché quando diceva, no, il discorso di tra virgolette collaborare per il bene comune, no? Questa frase tanto abusata eccetera, però bisogna però anche, quando questa cosa avviene, secondo me, viva Dio, bisognerebbe anche dirlo, no? In quest'aula. E io cito soltanto un piccolo aneddoto nel quale abbiamo cercato e forse abbiamo ottenuto qualcosa che è andato poi a favore della città, o comunque che abbiamo partecipato. Parliamo di quel milione di euro che la provincia doveva al comune riguardo il discorso del ponte, eccetera. E sapevamo che era molto importante per questa città, la nostra città, questo. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo messo in pista i nostri 4 consiglieri provinciali, ma non così, facendo un'interrogazione, proprio andando a sollecitare, forse mi ricordo che ne avevamo anche poi parlato con l'assessore, per sollecitare questa cosa, no? Chiedendo di sbloccare questo. Poi certamente, ovviamente la maggioranza ha fatto tutta la sua strada, ovviamente i suoi canali, e poi la cosa è andata a buon fine. Però ecco, questo è un esempio invece concreto di quello che chiedeva prima il consigliere Superbo. Cioè, è vero dire quando uno sbaglia, hai sbagliato, la tua forza politica ha sbagliato, ma quando una forza politica fa una cosa, secondo me bisognerebbe anche dirlo, secondo me. Non perché tanto, voglio dire, alla fine, se vogliamo fare discorso della bella figura, è poi il comune di Collegno, no? Nel suo insieme, che fa una bella figura verso la città, al di là dei colori politici. Quindi io chiederei che però, quando questi sforzi ci sono, che vengano riconosciuti. E con questo auspicio, io dico anche per quanto riguarda il prossimo bilancio, ma perché non proviamo a prendere una strada detta anche dal consigliere Lava, ma noi, io da quando faccio il consigliere comunale, che a ogni bilancio lo dico, cioè abbiamo istituito questi comitati di quartiere, che non sono più tanto spontanei, ma sono delle piccole istituzioni, se vogliamo, riconosciute. Partiamo di lì, partiamo a dire. Poi sappiamo quali sono i problemi che ci diranno, cosa ci diranno, questo non va bene, il problema delle strade, la luce, noi gli diremo i soldi non ci sono, però secondo me partire a costruire di lì, proprio dal territorio, quindi sto facendo un discorso non di colore politico, perché il comitato di quartiere, no, è stato eletto tra i cittadini, quindi io dico partiamo di lì, cari cittadini del comitato di Terracotta, piuttosto che Paradiso, qual è secondo voi la priorità per questa zona? No, magari potremmo avere delle belle sorprese. Questo secondo me potrebbe essere un bilancio veramente partecipativo. Poi è chiaro che bisogna fare i conti con i numeri. Però secondo me, io adesso accetto la sfida lanciata dal consigliere Superbi, dico partiamo di qui, noi ci siamo, veniamo anche noi, sentiamo cosa vogliono i cittadini. Poi se emerge dal tessuto sociale della nostra città delle scelte, siamo anche pronti ad appoggiarle, ma se nascono di lì. Se possiamo lavorare in questo senso, non ti dico partiti, forze politiche, ti dico partiamo dai comitati che abbiamo voluto fortemente e che sono lì e che secondo me bisogna dargli anche una, come dire, una visibilità dal punto di vista concreto, non soltanto per lamentarsi perché c'è il lampione bruciato, i cani che sporcano dove non devono. Quindi secondo me si potrebbe partire di qui. Questa è la sfida che io rilancio, però è chiaro, proprio perché manca questo tassello importantissimo, chiaramente come forza di opposizione, io su questo, noi come Lega Nord su questo bilancio ovviamente voteremo contro. Grazie. Adesso parola al